In tutti, o quasi tutti i suoi scritti, c'è un profondo interesse verso la scienza, e soprattutto nella sinagoga degli iconoclasti. Beh, in quel libro particolarmente era obbligato perché è una collezione di scienziati fasulli, allora non ci si può aspettare che li prendessi sul serio, ma d'altra parte li ho presi abbastanza sul serio, cioè non ho preso in giro nessuno, eppure avevano le teorie più assurde immaginabili. Ma ho pensato che tutte le teorie si possono perdonare, perché tanto l'uomo vive così facendo le teorie, e tante sono sbagliate, e altre per un po' di tempo si considera che non sono sbagliate. Ma questo è molto caratteristico delle teorie che sono buffe. Se legge una storia della scienza vedrà che uno dopo l'altro tutti i più grandi filosofi hanno proposto delle teorie che stanno sempre sull'orlo del ridicolo, e anche quelle di adesso, no? Quindi la scienza anche come repertorio di follia. No, è il repertorio della conoscenza umana, gli uomini hanno sempre cercato la conoscenza, o qualcosa che rappresentasse la conoscenza, che è fatta così di ipotesi, teorie, che ciascuno la difende con i denti, e che sono tutte, hanno la caratteristica di non intaccare la realtà rimane quel che è. E adesso, adesso sono diventate completamente folli le cose, perché i calcoli vengono bene, che si devono credere, per esempio che l'elettrone non sta in nessun posto, non si muove a nessuna velocità, non lo si potrebbe mai trovare, è un'onda e allo stesso tempo è una particella, e tutte queste cose si possono credere, semplicemente significa che l'elettrone non esiste, si stanno facendo dei calcoli su qualcosa così che potrà venire cambiata tra 50 anni.